E siamo nuovamente qua, signore e signori, siamo pronti per quello che potrebbe potenzialmente essere l'ultimo game, ovviamente potrebbe, condizionale, potrebbe, tutto quello che dobbiamo fare. Perché a questo punto abbiamo visto degli FN davvero scatenati, 2-0 contro degli Exceed, e caro Ace, questa Baron sta andando verso la loro direzione assolutamente. Sembrerebbe di sì, sono stati due game in cui il secondo meno che il primo, ma sono riusciti a giocarla in maniera molto aggressiva, sono riusciti a giocarla in maniera preponderante rispetto agli avversari. Avevano selezionato, soprattutto nella partita che abbiamo appena terminato di vedere, una composizione che esorbitava un pochettino dai canoni di una draft competitiva, sì. Se vogliamo, c'era un po' di Exodia, c'era un po' di arroganza messa qui e lì, un po' sparsa su tutta quella draft, ma nonostante tutto, nonostante gli Exceed avessero una comp che tutto sommato possiamo anche definire magari un po' più solida, se vuoi, la vittoria è arrivata per gli AFN. Sì. Ora, in questa terza partita le cose devono cambiare, però lo avevamo detto anche alla fine del primo game, le cose erano cambiate nel game 2, ma l'esito è rimasto lo stesso. Quindi io a questo punto mi chiedo se per gli Exceed manchi proprio qualcosa per riuscire a portarsi a casa anche un singolo incontro. Però soltanto la Landa ce lo può dire, e a quanto pare, essendo già in draft, arriveremo tra molto molto poco a potervene parlare. Assolutamente sì, vediamo per adesso, i side rimangono non variati rispetto all'ultimo game che abbiamo visto, rispetto al game 2, gli Exceed ancora dal lato rosso, avevano loro ovviamente la side selection e decidono di optare ancora per questa scelta, i ban continuano ad essere gli stessi e sembra esserci davvero poca novità per quanto riguarda questo, è abbastanza in linea con quello che succede nelle best of 5 ovviamente, nelle serie prolungate, a meno che non esca fuori qualche pick veramente outlier, veramente importante, sì, si va a bannare ancora il classico, ancora infatti il solito, e addirittura non c'è più Lucian, torna Viego come terzo ban. Esatto, perché si sono resi conto magari di poterci provare quantomeno a giocare intorno a quel campione. Viego, per quanto non sia arrivato durante la seconda partita di questa serie, ti va a rendere le cose comunque difficili. Stai comunque parlando di un combattente che con l'andare avanti della partita, col passare dei minuti, con quei sentieri oscuri e vendette laceranti, si comincia anche a far sentire. Se vai ad aggiungere a questo il potenziale di bloccare sul posto un diretto avversario con il resto del suo kit, ecco, a quel punto la cosa acquista un senso tutto diverso. Però il ban su Braum finalmente mi piace, per un semplice motivo: gli Exceed tendono a giocare particolarmente con delle composizioni che vogliono lanciare cose agli avversari, ok? Lasciamola proprio qui sulla base, terra terra. Andando a lasciare open quel Braum, rendi difficilissimo poterci giocare contro in qualche modo. Quello è un B1 su Lucian. Ed effettivamente vai tu per quella scelta, visto che l'hai lasciata a disposizione, anzi l'hai tolto da disposizione degli avversari in questo caso, vai a selezionarlo. A questo punto potrebbe esserci Ash per Berto, potrebbe non essere selezionata in queste due prime scelte ovviamente, la D-Carry in generale, ma continuiamo a vedere Oclumatz su Ornn, continuiamo a vedere questa volontà di scaling, ed è proprio una delle cose che vuoi tirare dagli avversari, che l'indistruttibile di Braum va a bloccare. Niente Ash! È Jinx, quella è Jinx from Arcane, ragazzi. Posso dire di essere contento, sono un po' sollevato, non per qualcosa, alla fine anche Ashe è un campione che ha sicuramente il suo perché, tuttavia quando vai a metterla in combinazione, in comparazione con questa Jinx, diciamo che le cose cambiano abbastanza. Sappiamo anche che grazie all'evocazione del Dio della Forgia da parte di Ornn, qualora quella Jinx dovesse aver già ottenuto il reset della sua passiva, potrebbe cominciare a correre in maniera molto molto problematica, perché comunque sui suoi avversari ci sarebbe un knock-up o comunque sia del controllo molto pesante da parte del suo diretto alleato. Vedo degli Exceed che hanno le loro idee chiare, così come però ce le hanno anche gli AFN. Quello è un Volibear, quello è un Sylas preso in B3 che ha già una Suprema estremamente succosa da andare a rubare. E se vogliamo, anche il mega razzo della morte di Jinx non è che sia così sbagliato alla fine dei conti. Si è visto in passato molto spesso una delle scelte, eccolo qua. È arrivato Wukong, e questo ovviamente c'è Ornn. Wukong, com'è possibile? Quello è il Wukong di Ryujin. A quanto pare Ryujin, visto che non si vede i suoi carry a disposizione, i suoi classici carry, ha deciso di trovare quest'altro pick molto particolare. Sarà il re delle scimmie in giungla, pilotato dal jungler degli Exceed. Si va nella seconda fase di ban al momento, via Corki ovviamente, perché quello sappiamo tutti che è Sylas.
Dallas per forza. È in top lane, non è in middle, ormai l'abbiamo capito, per almeno forza. Qualche flex particolare. Però prima di tornare sui ban, è un'altra suprema che a Sylas fa estremamente comodo, quella assolutamente di tu, wow. Immagina questo Sylas che prende, ti ingaggia e va di ciclone. E a quel punto inizia a farsi sentire. Poi tra l'altro, ragazzi, vi ricordiamo che proprio di recente Wukong è stato buffato e di conseguenza è tornato ad essere particolarmente importante, se vogliamo, per quello che è poi il gioco in generale. Ma vederlo adesso qui da Ryujin, che lo ha già giocato in questi giorni, proprio negli ultimissimi giorni, è qualcosa che ci fa un po' incuriosire. Ma detto questo, è il caso di tornare sulla draft che ancora una volta vede un piccolo shift. In ogni caso, quel Corki e Zoe sono stati bannati. Sì. Vuoi andare a limitare Modlitzka perché appunto ti aspetti che questa Sylas vada a finire in top lane. Dall'altro lato viene bannato Veigar, sempre per via del fatto che la Baby Cage riveste un ruolo veramente, veramente, veramente importantissimo all'interno delle draft in questo momento. Lulu, ultimo ban, perché se la vai a mettere vicino a Jinx, quella composizione degli Exceed probabilmente sarebbe GG fin da subito. Assolutamente sì, veramente una pick così importante potrebbe essere quella Lulu, non lo sarà ovviamente, adesso si va un po' più sullo standard. Oh. Arriva Ari, contento, ti vedo molto felice, sì, di questo lock. Il pensiero. Ed effettivamente è uno shift importante perché è un po' una grande assente in questa serie, al momento è un campione che è estremamente preponderante nel meta generale. Dà un ritmo molto aggressivo alla partita, vuole essere un campione che ti può vincere la lane già dai primi minuti. Questo okay. È Miss Fortune. Lucian mid, Lucian top lane. Pese se è Lucian top, no, pese Lucian top lane, no, ti prego. Aspetta, ti prego. Però hai preso Miss Fortune into Ornn, Wukong e Ahri. Quel bullet time, considerando che Braum non sarà presente di sicuro in questa partita, è rischiosissimo. È rischiosissimo, perché puoi andare a perdere da un istante all'altro qualsiasi possibilità di cercare il fight giusto, qualsiasi possibilità soprattutto poi di trovarlo il fight, esatto. Fight giusto, naturalmente, perché sempre di questo parliamo. L'arrivo di Leona fa, tra virgolette, un po' ben sperare per questi AFN, per il semplice motivo che cerchi di correre un pochettino ai ripari. Hai visto che sì. Contro ti stanno draftando una dive-in clamorosa praticamente. Cerchi di andare a trovare qualcosa che possa funzionare da disengage o che possa funzionare da engage a tua volta, perché comunque gli AFN non è che scherzino più di tanto. Uh-huh. Hai comunque Sylas che si può lanciare dentro e l'abbiamo visto precedentemente. Hai quel Volibear che può fare e farà lo stesso. Dall'altra parte chiudi con una Renata Glask. Quindi un Enchanter arriva comunque vicino a quella Jinx, è un campione molto importante per andare in qualche modo a dare fastidio. Ok. Sì. Ok. Qui... Davvero ok. Ok. Credo che sia un po' il riassunto perfetto per quello che abbiamo appena visto, no? Assolutamente sì, ed è una Renata che ha anche un accesso molto più facile alla sua Suprema, utilizzata Vero. Nel modo migliore, perché abbiamo ovviamente detto del quanto Braum fosse stato importante il bloccare quello che gli Exceed volevano lanciare verso gli AFN, ma in generale gli Exceed hanno avuto un po' di antisinergia sì. In alcune situazioni. Ne sono partiti magari qualcuno un pelino prima degli altri, qualcuno che si è lanciato in mentre gli altri non erano ancora arrivati nella zona addirittura. In questo caso gli FN ti semplificano questo lavoro, perché a parte quella Miss Fortune sono tutti giocatori che vogliono essere molto presenti all'interno del fight sì. E Renata avrà un lavoro molto più semplice da svolgere da questo punto di vista, con Berto che dovrà limitarsi tra virgolette a fare un po' il clean up finale. In generale sono due composizioni molto importanti, ancora una volta molto interessanti. Molto importante lo shift invece rispetto ai game precedenti, perché stiamo vedendo un po' tante soluzioni diverse cercate da questi due team. E questa potrebbe essere proprio un ennesimo rimescolarsi uh-huh. delle carte, ok? E siamo entrati proprio adesso in partita, tra l'altro, e quindi stiamo cominciando a vedere già le prime cose. Abbiamo naturalmente avuto la certezza dalla fine della draft che si tratta di un signor Luciano che andrà a coprire le pietre, i campi della corsia centrale, a quanto pare. E tutto il resto, alla fine dei conti, rimane abbastanza sullo standard. C'è la classica cometa su Miss Fortune, sì. L'abbiamo detto, quindi immagino uno start di E, naturalmente, per la pioggia di piombo, per andare a dar fastidio con il poke fin da subito. Dall'altro lato un Oklumaz che continua con il grasp a voler giocare in maniera estremamente tanky. Per il resto non c'è da segnalare più di tanto, in quanto almeno a rune chiave, a setup in questo caso. Ma la domanda qui... Noi di solito non ce la facciamo se siamo 2-0 e siamo a game 3, Juan. Però
sappi che se vorrai rispondere io la lascio lì sul piatto, se quell'hashtag vuole partire lo fai partire, se non vuole partire rimane lì. Facciamolo scorrere un po', lasciamolo così, lasciamolo però voi tavolo. In chat e voi anche qua, fatevi sentire un po' di casino, che noi quasi vi sentiamo se fate un po' di rumore, perché noi siamo qua dietro e non possiamo farci vedere, però voi potete farvi sentire, i player ovviamente saranno ben insonorizzati a parlare tra di loro di quello che sta accadendo in questa partita e quello che sta accadendo per il momento è un livello 1 molto standard, non ci dobbiamo aspettare niente diverso, gli Exceed non possono rischiare già dall'inizio della partita, anche perché si tratta di lane molto volatili in generale. Se Sidas prende un po' di vantaggio, se Lucian prende un po' di vantaggio, se Miss Fortune prende un po' di vantaggio, per gli Exceed si fa veramente complicata. Ma è vero anche il contrario, se Pese, Modlitska o Pecora dovessero lasciare l'unghia del dito agli avversari, si potrebbe arrivare tranquillamente fino alla spalla in pochissimo tempo con quello che hanno a propria disposizione i giocatori lato rosso della mappa. Assolutamente sì, e allora eccoci qui che comincia un pochettino l'azione. Stiamo vedendo già, ecco, perfetto. Flash per flash, Modlitska si becca solo un colpo di torre, ma Koiji non può farsi in avanti. E Modlitska l'abbiamo visto essere molto aggressivo nei primi livelli di partita. Adesso con un Lucian e con l'attacco sostenuto può davvero essere preoccupante per qualsiasi avversario. Lucian che tra l'altro ha deciso di mantenere ancora attivo il proprio Exhaust. Sì. L'avesse utilizzato prima su Ari, forse quel primo sangue sarebbe anche potuto arrivare, ma così non è stato e quindi ha mantenuto per sé una freccia nell'arco molto 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 importante qualora dovesse venir gankato da parte di quel Wukong e quant'altro. Ricordiamolo, è molto importante questo Wukong adesso. Il buff sulla Q, il buff sulla W. Anche la E è stata ritoccata, soltanto la ulti è rimasta praticamente ferma lì e quindi un gank di questo Wukong, di questo scimmione che ti arriva direttamente dalla giungla in invisibilità, ti arriva addosso scattando, può essere un grosso problema. È vero che con quel Lucian hai un dash, ma a livello 6 ci sarà il ciclone che permetterebbe a Wukong magari anche in qualche modo di rimanerti un po' addosso, comunque di trovare dei controlli su di te. È una scelta sensata quella dell'Exhaust a parte di Lucian, sì, secondo me. Assolutamente. Parte tutto, credo che abbia sicuramente il suo senso. Assolutamente d'accordo da questo punto di vista. Tra l'altro Lucian che è tornato in base dopo quel tentativo di solo kill, non di dive, praticamente in generale di solo kill a livello 2. E aveva il livello di vantaggio in fronte di Koiji. Koiji adesso sta demolendo da questo punto di vista Modlitska. Già fa crashare un'altra ondata e riesce a portarsi con un discreto margine di vantaggio per quanto riguarda il matchup diretto nei confronti di questa Ari. Ovviamente anche lo smaterializzatore a disposizione di entrambi. Attenzione, top, occhio Pese. Top lane, Pese si lancia in avanti, c'è scappa Oklumaz che deve flashare anche via. Oklumaz che è... perché ce ne siamo accorti adesso che è partito con un Executioner Calling? Perfetto. Occhio adesso perché si fa nuovamente in avanti, cerca il soffermante, c'è proc di fragilità ma c'è Bananiasti, flash non a disposizione per questo Horn che però utilizza benissimo la sua testata difensivamente, colpo di catene ma il primo sangue! Oklumaz la fa sporchissima e si porta via l'uccisione a danni di Pese. E qui è l'Oklumaz Special, l'abbiamo detto Juan, sappiamo che è in grado di utilizzare questo campione veramente al meglio, ma arrivare addirittura a questo punto. Ora, i danni di Horn in corsia fanno tiltare tutti, sì. Da che mondo è mondo, ma quella martellata io l'ho sentita dietro la mia nuca, cioè proprio ha fatto male, come se avesse colpito me. E per Oklumaz questa azione ha un valore incredibile, perché in tutto questo Ryujin era tranquillo, pacione, che se la farmava senza problemi, senza neanche a dargli un grosso aiuto. E la kill, tra l'altro, l'ha presa Bananiasti, non l'ha presa Pese. Quindi adesso a livello di corsia hai già messo quella chiamata del carnefice dalla tua per andare ad impedire a quel Sylas di curarsi così tanto con il regicidio. Ora puoi cominciare tranquillamente a prendere i tuoi ATM contro il danno magico. Sì. Puoi andare tranquillo, sempre poi che quella Miss Fortune decida di tornare ancora una volta Liandry, quegli oggetti avrebbero un doppio valore veramente incredibile. Vai ad itemizzare contro il tuo diretto avversario di corsia, vai ad itemizzare contro un altro carry della formazione avversaria che nelle fasi avanzate di game ti potrebbe dare fastidio. Assolutamente d'accordo da questo punto di vista, mentre qua vediamo ovviamente di nuovo Bananiasti che dovrà farsi vedere, vale sempre la regola di Volibear, se sei Volibear devi premere nei primi minuti di partita. E Modlitska non è magari la lane di appoggio migliore, non hai dei CC da poter concatenare, dei crowd control facili, ma i danni che può mettere giù Lucian sono veramente
enormi e sono già pronti sul drago gli FN a quanto pare, ma occhio prima qua perché c'è la lama dello Zenith, c'è l'ingaggio, ma c'è anche Ryujin a dare il combinato di benvenuto. Flash in avanti della scimmia, l'ustione che arde, ma Ryujin va troppo in avanti, occhio, arriva l'ultimo, Uberto con Fishbone, trova l'uccisione, ma stanno arrivando tutti quanti, hanno già scambiato Balagnasti per Ryujin, in avanti Modiska con lo scatto, Berto zonato via dagli avversari, prova a traddare, Balagnasti per se stesso, cade, la kill la prende alla fine Koichi proprio su Balagnasti e ora ha tre cariche di assalto spirituale, proprio il mid laner degli Exceed per cercare un altro scambio, ma deve andare difensivamente, troppo grande l'ondata, non può premere in avanti. E infatti adesso sono costretti a tornare a casa, ma quanto è successo ancora una volta in così poco? Sei riuscito a prendere quelle uccisioni su Volibear, anzi quell'uccisione su Volibear, più quella su Miss Fortune. Adesso questo sì che è un tiratore che almeno riuscirà a star dietro a quella Jinx. E per il momento, che dire, stiamo comunque valutando una Miss Fortune che non sappiamo ancora se deciderà di andare per la letalità o comunque per il potere magico. Dall'altro lato, al contempo, però, siamo sicuri che quella Jinx, quello che deve costruire, lo sa già e lo sappiamo benissimo anche noi. Balagnasti si trova un po' adesso al pascolo su questa corsia centrale, se vogliamo, e sta dando anche una mano a Modliska per andare a pushare. Naturalmente c'è il drago della nuvola up e quindi i controlli a livello di mappa devono cominciare a spostarsi un pochettino. Anche Chakarel molto proattivo con quella duty verso la corsia centrale. Hai preso quello di cui avevi bisogno, Miss Fortune è tranquilla, lì Jinx non è ancora arrivata, il drago è tuo e non ci sarà possibilità di contestarlo. Assolutamente no, drago della nuvola, sono diciamo ci tolgono il problema di Pese. Una landa non interessante. Qua Pese cerca il colpo del dio della forza, l'evocazione, ma va a vuoto il suo rapimento, il colpo con le catene, lo scatto sugli avversari, è semplicemente una kill facile facile per Ryujin. Occhio il ping, i ping che vediamo sulla minimappa all'interno della giungla avversaria, Balagnasti che vede Ryujin dall'altra parte della mappa sulla corsia superiore e va a prendersi il suo potenziamento blu, mentre Pecora trova la prima placcatura di questa partita. Ottima questa kill per gli Exceed, ottimo aver dato così tanto fastidio a Pese che sta ancora camminando verso quella top lane e continuerà a perdere esperienza, soldi, minion, ricchezze nella maniera più larga, nel significato più largo e accezione più larga del termine. È un Sylas che sta comunque faticando. Si trova a 0-2 nei confronti di un Ornn. E qui attenzione, c'è il potenziamento blu del Manforte a Ryujin che trova la solo Bolo ai danni del top player avversario. Pese, questo non si fa. Ma occhio adesso perché gli FN potrebbero trovare una giocata dall'altro lato della mappa. Pecora è lì, non c'è l'ondata, ma c'è Balagnasti, c'è il livello 6, c'è l'incarnazione della tempesta. Immobilizzato Modliska, però Berto con il salvataggio non riesce a salvarsi, ma cade per mano il supporto avversario. Oclumaz è arrivato col trasporto, evocazione della forgia per ricacciare indietro gli avversari. È caduta Jinx, la kill l'ha presa Leona, poteva andare molto peggio di così. Molto peggio, anche perché comunque hai preso il teletrasporto da parte di Oclumaz, non sei riuscito a capitalizzare prendendo una kill da parte tua. Però è anche vero che poi per gli AFN, come giustamente sottolineavi, la kill l'ha presa il support, sì. E non è sicuramente la migliore allocazione di risorse in cui potevi sperare all'interno di questo terzo game. Però Ryujin sta giocando da Ryujin, forse per la prima volta all'interno di questa Best of 5, caro Giovannetti, ma questo è Ryujin proattivo, questo è Ryujin che prende un pick aggressivo, che questa volta non è Volibear, ma che te lo fa valere sulla mappa, che continua a giocarti contro in maniera estremamente aggressiva, che ganka, che invade, che trova kill facendolo senza niente cedere all'avversario diretto. Anche perché, diciamocelo, è un Wukong che è una powerhouse incredibile, sì, in questa 12.7. Difficilmente sostituibile da chi che sia. Hai messo il tank in top lane, ti puoi permettere qualcosa di diverso in giungla. E wow, se sta funzionando. E tra l'altro contro due campioni AD. Ok, tra l'altro, il Miss Fortune potrà ibridizzare sulla Liandry, ma in generale è un campione immobile che soffre tanto gli incursioni di Wukong, l'ha detto più volte durante la Champion Select, e naturalmente va a buildare potere fisico, che quindi va a funzionare perfettamente per Wukong con la sua passiva. E occhi nuovamente a Wukong perché cercano l'inserimento in corsia superiore sempre verso Pese, ma spottati da un germoglio di divinazione, in questo caso it's Sir e Ryujin. C'è l'Herald, vanno anche sulla lume di controllo, evocato il messaggero della landa. Pese lì, ruba la suprema, l'acquisizione forzata è un buon angolo. Vogliono provare forse il reengage, ma semplicemente testata gold che viene diviso, e alla fine Chakarel e Balagnasti fanno solo da deterrente psicologico nei confronti degli avversari, non vanno a premere il tentativo di counter dive, semplicemente gli Exceed sono contentissimi di quel poco che hanno ottenuto qua. Sto vedendo comunque gli Exceed giocare in maniera molto più compatta rispetto, sì, a prima.
hanno deciso di cominciare a giocare più come team. Li vedi che comunque ruotano insieme, hanno del macro game, sembrerebbe almeno più pensato, un po' più ragionato, almeno all'inizio di questo game numero 3 della serie. E questo sta dando assolutamente i suoi frutti, a parte quelle due kill di Wukong che è arrivato, ha preso e è andato via, ne abbiamo già parlato. C'è tanta presenza in top lane, vogliono mandare completamente fuori fase questo Sylas, che per carità, lo sappiamo, è un campione che verso le fasi di mid to late game, per quanto magari non abbia scalato precedentemente, può arrivare a fare comunque qualcosa, ma mandarlo così indietro potrebbe essere veramente un grosso, grossissimo problema. È ancora lì, 70 minion a 11 minuti e mezzo, è una media molto molto bassa, anche se Ornn sta mantenendo la stessa. Deve stare molto più attento Pese, perché lui è stato uno dei nomi più importanti per le due vittorie precedenti e adesso sembrerebbe che gli Exceed l'abbiano capito e sembra che stiano cercando di giocarci intorno. Attenzione perché c'è una doppia rotazione qui, c'è Chakarelle e Modliska che vanno verso la mid. Questa volta è proprio Lucian a mantenere una sorta di svantaggio, almeno in quanto a livelli, con sì. Koiji che è livello 9. Attenzione perché qui due support ci sono, anche se nessuno sa dell'altro. Siamo potrebbe scoppiare qualcosa. 20 secondi allo spawn del drago oceanico. Ovviamente qua non devono fare passi falsi i giocatori degli, degli FN, ma neanche Koiji deve farne. Utilizza il flash difensivo. C'è l'acquisizione forzata da parte di Renata Glask. Leone si è lanciata dentro. Arriva il ciclone, arriva Ryujin che trova l'assist, prova a scappare via Bananiasti, ma inseguito nuovamente dalla scimmia. Ammaliato pecora. E questa pecora sembra dover cadere per mano di Koiji. Si sta avvicinando anche Berto, ma adesso gli FN si vanno in avanti, ma Molliska trova l'uccidere sul supporto avversario prima di cadere anche lui. Eccola la kill per Berto, eccoli gli Exceed che si rifanno vivi davvero all'interno della serie. Occhio top lane perché è caduto anche Pese. Oklumaz trova la solo kill, vantaggio di mappa totale per gli Exceed. Mi sa che la serie sta arrivando, Giovannetti. Mi sa tanto di sì, perché questa è prima torre, c'è anche il drago oceanico. Guarda che Landa si è andata a rivelare. Stiamo parlando di quella infernale, ne parlavamo con Noodles prima che cominciasse sì. il game, pensando che potesse venire giù l'intera arena qui dentro con questa eventuale fiammata data appunto dal drago più aggressivo di tutti. E qui nel frattempo rivediamo che mentre Koiji trovava pecora e ne faceva probabilmente un arrosticino, c'era anche in top lane qualcosa che si muoveva. Oklumaz contro Pese, arriva la chiamata del dio della forgia e via. Kill subito con un'altra martellata e poi si è preso pure la torre quell'Ornn. Sì. Easy Brittle, proc di fragilità tranquillissimo trovato qua da Oklumaz. I danni puri che può mettere giù con quella passiva sono veramente mostruosi. E qua adesso sì, giustamente l'hai detto, trovata la struttura, trovata adesso anche un sostanzioso vantaggio di CS che comunque, pur se non è così marcato, è un vantaggio di CS per un tank nei confronti di quello che ha tutti gli effetti un bruiser AP, un mago, vogliamo chiamarlo come vogliamo, che vuole avere uno stipendio molto più alto nei confronti del diretto concorrente. E questo è terribile per gli FN, assolutamente, perché Sylas sembrava essere un po' l'asso nella manica. A questo punto è veramente tutto un po' al contrario per questo team. Il punto è che hai un Sylas contro un team di cui puoi rubare virtualmente tutte quante le supreme sì. ed essere estremamente contento. Il problema è che, come ti dicevo prima, se non riesci ad abilitare le giocate su questo campione che dopo 3 minuti ha farmato 15 minion. Occhio a Ryujin, esatto. Invisibile, ok, alla fine niente di fatto. Berto, minaccioso, eh? Molto minaccioso e stanno arrivando anche un po' di danni. Comunque c'è anche un minimo di arras da questo punto di vista. Però bisogna stare attenti a Oklumaz, c'è ancora l'evocazione del dio della forgia. Ora è su una ward, quindi naturalmente l'effetto sorpresa si viene un pochettino a perdere. Ma decidono gli FN di lasciare ancora questo Sylas sulla sideline per cercare di ridargli un pochettino di sì. solo farm, un pochettino di exp, per farlo almeno per cercare di farlo tornare in partita, perché c'è solo un item, non ci sono neanche i boots completi e questo si comincia a far sentire. Però nel fare questo stai cedendo tanto in top lane. C'è Koiji che ha comunque il blue buff e che quindi con Ari può continuare a spammare a raffica. E gli Exceed hanno il controllo quasi totale della mappa superiore in giungla degli AFN. Pecora è il giocatore con il livello più alto degli AFN. Ed è la di carry. Livello 10, Pese a livello 9, Modliska ancora a livello 9 e Modliska
è stato un po' assente rispetto a due, molto assente rispetto ai due game precedenti, ma in generale non sembrava essere così tanto indietro. Invece qui ci si sta veramente riprendendo tutto quanto in questa partita. L'avevamo detto un po' il grande assente nei primi due game, adesso totalmente pronto a dominare questa partita. 4000 gold di vantaggio già per gli Exceed. Ne parlavamo ieri sera in chat con Moonboy di questi paragoni sportivi, e rubo l'esempio che ha fatto lui citando Jet. A questo punto il canestro degli avversari per gli Exceed inizia a farsi un po' più piccolo rispetto a come era prima, iniziano a vederlo un po' più grande, sì. I tiri entrano un po' più facilmente. Sembrerebbe di sì, anche perché di strumenti per rispondere alla fine ne hai pochi. Ti hanno draftato gli Exceed una composizione che vuole combattere tantissimo e che ha tutte le carte in regola per poterci riuscire. Ci sono gli strumenti per ingaggiare, ci sono gli strumenti per rimanere più il vivo più a lungo possibile all'interno del combattimento, e soprattutto gli strumenti per fare danno. Dalla loro gli AFN sì, hanno cercato di fare lo stesso per certi aspetti, con quella Leona, con quel Volibear, con Sylas e con il follow up di quel Lucian, ma non stai riuscendo ad impostare la stessa tipologia di gioco. Ora bisogna stare attenti, perché quella Miss Fortune sta andando ancora una volta per quello che sembrerebbe essere il tormento di Liandry. Ma guarda Koiji, è in grado di holdare in 1v2 quella struttura tutto da solo, mentre Ryujin evoca il messaggero e questa è una torre assicurata. Quindi Exceed che vanno 2-0 anzi sulle strutture, e infatti abbiamo le taglie obiettivo sulla mappa per i ragazzi delle AFN. Doppia testata addirittura? Sì, tranquillamente doppia testata, impossibile contestare per gli avversari, per gli AFN. Ryujin va in profondità, prova a insistere su Chakra, il pese ha rubato l'evocazione della forgia, ma non è facile. Koiji, flash laterale, oltre il bullet time, pollice in alto, solo kill trovata da Koiji. 3-0, 2 su Ari, Summoner Spell spesa sì, ma comunque Pecora torna nuovamente con lo schermo grigio. Eh sì, sta succedendo un po' troppo di frequente negli ultimi minuti. Due morti già guadagnate da parte sua e adesso questa Miss Fortune non si sta presentando all'appello. Ryujin, alla fine... Torre. Sì, semplicemente torre. Bananiasti non può essere ingaggiato così facilmente. Ma occhio top lane, c'è lo sfinimento, c'è lo sterminio, l'ultimo Modlitzka. Scatto. Modlitzka trova lo shutdown e quello serviva. Ma occhio, pese contro Oklumaz. Evocato il dio della forgia da c'è parte Chakarel. Del topere degli FN. C'è il regicidio, c'è Chakarel che non va a segno. Con la lama dello Zenith, Oklumaz non riesce a rispedire indietro la sua suprema. Stanno arrivando tutti quanti gli Exceed, ma non c'è l'ondata, non si può divare questa torre. E soprattutto c'è un drago infernale da andare a prendere. Lo farai senza la suprema di Ornn. Vediamo se gli FN proveranno a contestarlo. Non sembra un compito facile per loro. Assolutamente no, anche perché comunque Lucian sta recollando soltanto adesso. Non c'è il teletrasporto, l'abbiamo detto, da parte sua c'è l'exhaust. C'è solo Chakarel che sembra voglia minacciare, ma non si porta nemmeno in zona. E questo è il primo drago infernale, nonché secondo per gli Exceed, che potrebbe essere il primo di altri però. E questo potrebbe fare la differenza, perché per quanto si tratti di un 4% di quelle statistiche offensive adattive, è un 4% su una formazione che è molto avanti in quanto appunto a risorse. E questo si sta cominciando già a far sentire da adesso. È vero, abbiamo visto precedentemente trovare la solo bolo da parte di Modlitzka, ma è comunque un Lucian che ancora non si è riuscito ad affermare bene all'interno della partita. Ha quelle due uccisioni, perfetto. Non è assolutamente fuori, ma non è neanche quel mid laner che, come giustamente avevi detto tu prima, abbiamo conosciuto nei due game precedenti. Non è lo stesso Corki di prima, sta facendo tanta, tanta più fatica. Adesso per combattere c'è bisogno di stare molto attenti. Sembrerebbe che fino ad ora gli AFN abbiano voluto tendere a giocare con il Lucian da side lane, e infatti sta succedendo di nuovo proprio adesso. Ma lo ripetiamo, è un Lucian che non ha il teletrasporto. Dovesse scoppiare il fight, dovessero provare a prendere l'obiettivo gli Exceed, e tra 20 secondi ci sarà il barone Nashor, tu sarai in inferiorità numerica, perché invece Koiji quel teletrasporto ce l'ha. Occhio, perché prova Oklumaz a ingaggiare su pesa, è arrivato anche Bananiasti, c'è l'evocazione del 2 della forgia. Sono inarrestabile. Il salto in alto degli AFN. Oklumaz trova la prima uccisione e poi con il ciclone troveranno brevissimamente la che seconda. Acquisizione forzata che va a segno, molto migliore di prima Itzer in questo caso, ma non ci sono abbastanza danni. Troppo lontano Berto, ma è caduto il top laner, è caduto pese. I ping sul barone Nashor ci sono, gli Exceed decidono che non ne vale ancora la pena. Meglio cercare un'altra kill, Modlitzka. Perché c'è Modlitzka in c'è zona, isolato, e sta arrivando Koiji dall'altra parte. L'assalto spirituale è a disposizione di questa Ari, non viene rallentato dallo zap. C'è lo sterminio, assalto spirituale, ma Liamorosa che non va a segno. Provano a correre velocissimi gli Exceed.
backseat, ma non è facile, ancora in avanti rallentato Modlitska, e questa è la condanna a morte per il mid laner degli AFN. Rischia un po' Koiji, ma la kill va tranquillamente nelle mani di Berto. Ed è comunque qualcosa di ancora più positivo per gli Exceed. Adesso 6 a 12 il punteggio generale, ma ci sono 6500 unità d'oro di vantaggio per loro. Questo è molto molto problematico, specie se vai a considerare che le kill sono su chi devono essere. È vero, Ornn ne ha 3, è comunque un però po' overkill. Però se l'è presa solo, va detto. Però se l'è guadagnate, sì. Quindi assolutamente non gli si può dire niente. Ma quelle due kill con 6 assist su Wukong, che sta per andare a completare il suo secondo item, quell'ombrofiamma già presente nelle tasche di Ari, si cominciano veramente a far sentire. Sono grossi, grossi, grossi problemi per gli AFN. Qui adesso viene presa addirittura una torre interna e la regia un po' impietosamente, se vogliamo, ci va ad aprire ancora una volta quelle che sono le ricchezze personali di questi campioni, e possiamo vedere come Ornn abbia 9000 gold contro i 5500 di quel Sylas. E già da qui si capisce molto di questa partita. Per il resto mi sarei aspettato qualcosa di diverso, invece la cosa un po' più particolare è che Ari sta mantenendo un edge di 1200 gold nei confronti di Lucian. In generale, comunque i più ricchi degli AFN, per quanto poveri siano tutti quanti i giocatori di questo team, sono i due carry, e quella è la cosa migliore che poteva capitare. Con il fatto che Miss Fortune sta andando per la build ibrida, comunque avrai anche un po' di danno magico con la già situazione in cui questo si trova, ovviamente mancherebbe da parte di quel Sylas. Quindi non voglio dire che è facile tornare in game in questa partita, ma non è già finita questa partita. Assolutamente è no. È molto complicato tornare in game, è molto complicato trovare gli angoli giusti, ma i danni potrebbero esserci se c'è lo sterminio giusto, se c'è il bullet time giusto. I danni che possono mettere giù Miss Fortune e Lucian si possono far sentire, ma occhio con la stretta di mano. Ryujin subito in avanti e Chacarelle potrebbe essere la prima vittima di questa azione. Se la prende anche Itzer, perché no? Una kill a Renata Glask, va bene, tanto ha un po' di gold anche lei da dover spendere. Adesso possono farsi nuovamente minacciosi gli Exceed, senza ondata ma con una U3-1 ben setappata a 50 secondi dallo spawn del drago infernale. Modlitska rallentato dallo zap, Bert è velocizzato, va in avanti, ma lo sterminio. Ryujin dritto nel bullet time, ed ecco il bullet time che serviva, lo shutdown per Panagnasty. Pese si fa in avanti, ma è arrivato anche Oclumatz, potrebbe prendere tanto tempo, è cancellato Pese, deve flashare distrutto via, ma Berto l'ha già trovata l'uccisione. Panagnasty è su Jinx e troverà la kill shutdown, ma immobilizzato dai Chompers non può far altro che cadere. Itzer prova con il bailout su se stesso, ma non può salvarsi la vita. Koiji in avanti con l'assalto spirituale, solo Pecora lì in zona, solo Pecora lì in vita, riesce a scappare alla maglia volosa predictata, Pecora, ma non trovata da Koiji. Oclumatz anche lui è lì, sta arrivando Chacarel, ma interrotto Pecora ancora in avanti, immobilizzato Oclumatz. Koiji con l'ustione su di lui, non che può farsi avanti, ma Oclumatz è gigantesco. Salve! È caduto Koiji, però Pecora l'ha trovato un'altra, e alla fine qua è tank combat, Chacarel contro Oclumatz, e sembra proprio che sarà Ornn a trovare l'uccisione. 3-2-1, soffio del mantice, kill per Oclumatz. 5-4 in favore di questi Exceed. All'inizio del fight non l'avrei mai detto, no. Erano arrivati due shutdown in favore degli AFN, che potenzialmente potevano tranquillamente disingaggiare da quel punto in avanti e rimanere tranquillissimi con i gold che avevano accumulato. E invece per gli Exceed si è continuato a spingere su quell'acceleratore, e adesso infatti i gol di vantaggio sono diventati 7500, più quello che a tutti gli effetti sembra essere il drago del Soul Point, quindi un ulteriore moltiplicatore per quanto riguarda le statistiche offensive. Quella Jinx ringrazia, le ho già visto tirare dei critici da 3-450 HP che lasciamo perdere, diciamo che a 24 minuti si cominciano a far sentire, e adesso vai a darle un ulteriore boost. Sembra essere veramente il jolly di questi Exceed arrivati a questo punto. Berto sta riuscendo finalmente a step upare dopo tanti game che un po' anche come Koiji e soprattutto Ryujin era rimasto un po' sopito, il suo talento diciamo che non era riuscito a venir fuori ed aveva pagato veramente tanto certe volte questa sua non essere effettivamente in giornata. Però appunto siamo arrivati a livello 15 di Oclumatz, ci sono già due ornamenti e qui si combatte e su Chacarel. Qua si combatte nuovamente, Chacarel utilizza il colpo di scudo per immobilizzare Ryujin e provare a scappare, ma il ciclone è veloce, counter è engage. Più veloce però il orso, occhio a Modlitska, una bellissima acquisizione forzata, e Modlitska è da solo all'improvviso. Chacarel sarà il prossimo a cadere, una doppia uccisione per Berto che rischia di combinare una frittata grossissima, ma la frittata è per gli AFN. Questi Exceed, dove sono stati per due game, in questo terzo stanno tornando prepotentemente sulla land e vanno a prendersi il barone Nashor. Credo sia il primo caso di caster corsata al contrario, però. Avevo appena finito di dire, guarda quella Jinx, sta cominciando a fare qualcosa. Eccola lì che ti tira fuori una double kill.
AFN devono stare molto attenti. Hanno la fune di fuga, questo è vero, ma Pese è stato Pese colpito. Zappato, Pese già. Ciompato, stretta di mano per tirarli indietro, e questo è un Pese morto. Ryujin si trova la terza uccisione della sua partita. Non stanno lasciando nessuna briciola agli avversari gli X-Kid. Non sono ancora 10.000 unità d'oro, anzi adesso ora lo sì. sono state per un attimo, ma siamo ancora a 9.999, diciamo così. Anzi, 999 senza 9.999, in quel ok, caso, scusate. Siamo comunque lì e sembra un po' i vecchi giochi Pokémon, no? Arrivi a cappare i gold, i soldi, 99.999, esattamente quello. Stiamo soltanto aspettando che arrivi quel qualcosa in più. Ma qualcosa che fa tanta paura è già arrivata, Giannetti. Guarda l'inventario di Ari, guarda qual è il terzo guarda item. Guarda quello di Jinx anche. Guarda pure quello di Jinx. Che vogliamo fare a questo punto? Credo che arrivati a questo momento quel Volibear, nonostante il doppio item da tank e mezzo, se vogliamo, sia un panetto di burro lasciato in macchina d'agosto, più occhio o meno. Occhio qua, Oclumatz cerca il panino su Modlitz, che rischia di essere paninato lui. Lo sterminio fa tanti danni, ma forse non abbastanza. Doppio knockup, c'è lo sfinimento su Horn addirittura. Cosa non abbiamo visto? Maglia amorosa utilizzata da Koichi su Chacarel. Ryujin trova l'uccisione, tutti in avanti. La festa degli X-Seed ai danni degli AFN. E questo, signore, inizia a prendere un sapore ben preciso, ma ancora sì, siamo lontani dalla chiusura, siamo lontani dalla base avversaria. Il push degli X-Seed è appena cominciato. Un minuto e mezzo di Baron Buff, solo Pese e solo Pecora a cercare di fare da deterrenti. Pese sta continuando a split pushare in corsia centrale, a prendere il possibile, ma sappiamo quanto è in difficoltà questo Sylas e sappiamo che Miss Fortune da sola rischia davvero di non essere abbastanza. C'è ancora il ciclone per Ryujin, sta arrivando Pecora, utilizza la sua pioggia, la pioggia di piombo per fare un po' di wave clear. Pese ruba la suprema di Oclumatz per rispedire indietro gli FN, gli X-Seed. Non preme neanche il grilletto perché sa che gli X-Seed torneranno indietro da soli. Un minuto e mezzo allo spawn del drago che sarebbe anima per gli X-Seed. E a questo punto gli X-Seed hanno letteralmente smesso di preoccuparsi di una parte della mappa. E non è finita qui, perché gli AFN non sanno che c'è un Death Bash. C'è il Fanatic comitato Special di benvenuto per Chacarel. È già accaduto, il bullet time non fa niente. Ha carezzato Oclumatz. Pecora costretta a flashare via, dritto nei colpi di Berto, dritto anche Baraniast. Un'altra doppia uccisione. Pese purtroppo non può far nulla. Arriverà Modlitzka a cercare un disperato intervento, ma stavolta possiamo dirlo davvero, 20 secondi di Baron Buff potrebbero essere quelli conclusivi di questa partita. Questo è il 2-1 degli X-Seed. La serie ancora non si è conclusa. Questa best of 5 ha ancora tanto da doverci raccontare. E va giù la prima torre in tutta tranquillità. C'era anche il demolire di Oclumatz per non farci mancare niente. E qui acquisizione forzata, Modis, auto attack. Ok, sul tank alla fine. Ma comunque chiudiamo. Giù il Nexus ed è 2-1. Gli X-Seed ci sono. La festa è ritardata in questo caso per i ragazzi degli AFN. Bisognerà aspettare qualche piccolo minuto in più. Però, Juan, abbiamo una serie e noi, trovandoci in una finale LAN, non potevamo naturalmente chiedere di meglio in questo caso. Una partita amministrata veramente bene dagli X-Seed, dopo due game in cui avevano faticato tanto, anzi, oserei dire troppo, sinceramente. Abbiamo finalmente visto i membri di questa formazione riuscire a fare quello step up che serviva, perché di questo stiamo parlando. Non c'erano stati mid laner e tiratore che tenessero, si erano completamente fatti annichilire dai diretti avversari. Ryujin non aveva ancora trovato l'angolo per riuscire ad inserire quel pick che a quanto pare voleva fin dall'inizio. E con questo Wukong, innanzitutto mi aspetto che ci sia tanta più priorità su di lui in quella, nella prossima draft. Immagino un ban, sinceramente. Possibile. O un first pick di questi FN, ammesso che non cambino i side, insomma non lo possiamo ancora sapere. Ma attenzione a Ryujin, perché lo statement è arrivato. Lo aspettavamo, lo abbiamo aspettato per un'ora di gioco, è arrivato però. Attenzione. È arrivato decisamente forte lo statement. Ciao. Da parte di Ryujin è arrivato lo statement da parte di tutti gli X-Seed, perché sì, possiamo dire che è stato uno scivolone generale di questi FN che hanno risposto un po' assente a questo match point, sì, possiamo dirlo, sì. Non hanno risposto con la loro presenza, ma in generale gli X-Seed hanno fatto capire che sono presenti in questa LAN anche loro. Ci hanno messo un po' di più, forse affaticati dal 2-1 della semifinale, possiamo scherzare così, ma comunque decisivi quando serve. E il cambio di passo è arrivato alla fine e vedremo se continuerà questa onda di entusiasmo per gli X-Seed, perché adesso andiamo in pausa, torniamo tra poco con il Game 4 e come sempre ricordatevi il Red Bull Solo Queue, andate ad iscrivervi per giocare il qualifier e poi eventualmente il torneo italiano e qualificarvi a quello europeo e chissà magari anche a quello mondiale. È tutto in mano vostra e noi ci vediamo tra poco. Tra poco.